Pomeriggio nel quale ci ritroviamo per parlare di Renato Serra, per riconvocarlo tra noi. Mi ha chiesto di partecipare a questo cenacolo di amici. Io avrei dovuto dire di no, come dire, esaminando le mie competenze. Avrei dovuto dire che la presenza finale poi di Marino Biondi, che io considero personalmente il più grande seriano vivente dopo che Ezio Raimondi ci ha lasciato, che la presenza di Marino Biondi e di altri che oggi prenderanno la parola avrebbero dovuto consigliarmi, se avessi avuto un minuto di consapevolezza, di non accettare l'invito. Io non posso definirmi un seriano, immaginatevi. Non ho nemmeno un poco della quadratura dello studioso che si è piegato sulle carte, che ha letto libri, che ha investigato quanto più possibile il mondo di un uomo come Serra. Non ho la quadratura di un accademico che ha speso la sua vita per capire che cosa sia Serra, in che cosa consista la sua grandezza. Avrei dovuto dire di no, invece ho detto di sì, intanto per la cortesia di Ravignani e di Danny Sobolini, intanto. E in secondo luogo perché se non ho le competenze dello studioso, dello specialista, con Serra ho vissuto momenti lunghissimi della mia vita. Intanto quando mi capitò l'incidente di diventare assessore alla cultura di questa città, e sentì che era tornato il tempo per chiamare ancora una volta studiosi della nostra nazione a riflettere sul destino e sulla grandezza di Serra, e organizzai il convegno del 1980 dal quale Biondi era presente, dal quale poi nacque l'ipotesi dell'edizione nazionale degli scritti seriani. Presa a brivio da quel punto e soprattutto presa a brivio dalla presenza di un nostro concittadino come ministro, mi pare, di beni culturali, non so come allora si chiamava, il Ministero di Audiovisivo. E nacque una commissione. Guardate, lasciate che lo dica, questo non deve entrare negli atti che probabilmente saranno pubblicati. Ma lasciate che dica questo, quella commissione è morta nell'inedia e avrei voluto dire nella vergogna, perché è apparso un alcunché anche di importante della edizione nazionale degli scritti seriani, ma poi tutto si è fermato e si è fermato nella morte, forse questa è la causa, ma si era fermato anche prima per la morte di Ezio Raimondi, si è fermato perché non so bene per quale motivo è caduta la volontà di proseguire. Allora io dico, già che ho la fortuna della presenza dell'assessore alla cultura e del nuovo dirigente della Biblioteca Nuova Cristiana, che nulla si muoverà, nulla, se quel che fu deliberato dal Ministero e dal Governo non abbia il calcio di una nuova sollecitudine, di una nuova pressione, perché l'opera che è stata iniziata sia portata finalmente a termine. È così vero che si è caduti nell'inedia, che Marino Biondi, per grande e solo suo merito, insieme al merito di Greggi che ha collaborato con lui, che faceva parte di quel comitato nazionale per l'edizione delle opere seriane, alla fine ha preso l'asino per la coda e l'edizione critica dell'esame di coscienza di un letterato se l'è fatta da solo. Credo meriti un applauso.
potevo dirmi, che potevano interessare una platea di amici, la cosa che mi è venuta in mente, avessi voglia di fare autobiografia, direi: io ho passato molte estati a Tagliata di Cervia, durante i mesi di agosto a leggere Serra, molte estati, per scoprire alla fine che la cosa più bella, più straordinaria, che il libro di più alta levatura letteraria e umana sono i due volumi delle lettere. Io non so quanta crescita, quanta possibilità di crescere umanamente quel libro mi abbia dato. Ma dicevo, c'è un passaggio nelle opere di Serra, precisamente nel saggio su Kipling, in cui Serra dice una cosa che dovremmo tenere presente, che dovremmo mantenere come una memoria, come un leitmotiv, come una musica di fondo che ci accompagna continuamente. E il passaggio è quello nel quale Renato Serra parla della forma cava di uno scrittore. Pensate intanto all'ermetismo di questa forma, alla sua chiusura, alla difficoltà di intenderne immediatamente il senso. La forma cava di uno scrittore. Me la sono trascritta e voglio leggerla. Serra diceva che in ogni scrittore c'è un orizzonte, ma no, un alcunché, uno spirito, un'aura, che sia lo scrittore grande, quando anche non frequentassimo più da decenni le sue pagine, una volta che le sue pagine ci ritornino di fronte, anche se non ne conosciamo il nome, immediatamente abbiamo la percezione di trovarci di fronte a quell'autore, perché immediatamente, se tutto abbiamo dimenticato, tuttavia non abbiamo dimenticato la forma cava, l'essenza della sua scrittura, come dire, l'insieme delle emozioni, dei brividi, degli impasti verbali che ce lo fanno riconoscere come lui e non altri. Quando mi capitava di esemplificare con me stesso, pensavo non soltanto alla banalità di quali colombe dal disio chiamate, e nemmeno alla rarità delle calandre che Fazio degli Uberti evoca nel suo poema sulla geografia. Pensavo, per esempio, se mai mi sarebbe stato possibile dimenticare, anche dopo decenni, un passaggio come quello di Dora Marcus di Montale, dove, utilizzando la sapienza straordinaria della sua competenza linguistica, il fenomeno delle allitterazioni, lo scoppio delle I, che secondo Mallarmé comunica luminosità, dice di Dora Marcus Montale: le tue pupille irridavano come le scaglie della triglia moribonda, le scaglie della triglia, le tue parole irridavano come la triglia. Non è possibile dimenticare, ripeto, quant'anche le parole non siano più dentro il patrimonio della nostra memoria, tuttavia, quando esse all'improvviso ci appaiono, noi infallibilmente ricordiamo di chi si tratta. La forma cava di uno scrittore è questo. Allora io dico subito, dichiarando il mio disaccordo, ero d'accordo quando Denis Ugolini propose di organizzare un concorso nazionale intitolato Renato Serra. Ero d'accordo. Ed ero d'accordo anche quando, all'interno della istituzione Renato Serra, io, Raimondi, insistemmo perché si organizzasse un concorso nazionale, che abbiamo fatto
Marino Biondi potrebbe dirvi che è uno dei casi rari, rarissimi, in cui si organizza la prima di queste manifestazioni e con la prima di quelle manifestazioni si chiude anche il concorso. Allora attenzione, perché non ce n'è stato un secondo, per la viltà delle istituzioni cittadine, per la crisi economica, insomma, per le istituzioni, faccio riferimento anche alle banche, perché si capisca. Dicevo, allora io dico che potremmo anche moltiplicare l'universo dei concorsi nazionali di poesia o di prosa, ma pensate, già che lo dirò anche alla fine, che significato straordinario avrebbe se invece della ripetizione tutto sommato banale di un concorso nazionale intitolato Renato Serra, noi bandissimo un concorso cittadino o provinciale intitolato a Renato Serra, riservato alle scuole, per invitarle ogni anno, ogni biennio, ogni triennio, per invitarle a ricercare dentro le prose di Serra la forma cava della sua letterarietà, vorrebbe dire mettersi dentro le prose di Serra, scavare nel loro articolarsi per capire la magia della sua prosa e per capire in buona sostanza la sua grandezza. Questo o qualcosa come questo. Altrimenti il concorso nazionale diventerebbe il luogo in cui richiamiamo a Cesena testi da tutte le università dell'universo mondo, diamo soldi ad uno che sicuramente se li meriterebbe, ma non avremmo nessuna ricaduta sulla città e sulla sua cultura. Ricordatevi, nessuna ricaduta, perché essa non avrebbe incidenza e non avrebbe significato sui singoli cittadini di Cesena che celebrano Serra e nella stragrande maggioranza dei casi non sanno perché. Perché Serra è grande? Perché è un unicum nella storia delle nostre lettere? Credo che sia perché c'era nella sua prosa, e c'è nella sua prosa, una forma cava che è così piena di splendore e di fascino che per catturarla fino alla fine noi dobbiamo studiarla, piegarci dentro di essa, scoprirne il mistero, la struttura, il colore. Questo dovremmo fare. Adesso rischierò di ricevere da voi una sediata, se dico, che è assai meno importante. Assai meno importante. Cercare in che senso Renato Serra è un grande critico delle nostre lettere. Per la buona ragione che Renato Serra è un critico senza futuro, non poteva avere un domani. Chi ha tentato di farlo, chi ha tentato di imitarlo, ha dato prova di un fiato corto, tra poco dirò perché. Io sono stato colpito da un'affermazione magari truculenta, magari sommaria, di De Benedetti, che è stato il grande critico delle lettere che qualcuno di voi credo conosca. De Benedetti diceva che De Robertis tentò di seguire Renato Serra. Aggiungeva De Benedetti solo che De Robertis non valeva una gamba di Serra. Perché? Cioè perché c'è questa unicità? O quella che alcuni affermano essere una unicità irripetibile. Perché nella critica letteraria di Serra non c'è una griglia che il critico possa applicare al testo di fronte al quale si trova e sulla cui base analizza i contesti letterari, culturali, filosofici, psicologici, sociologici.
non c'è un metodo. Se ci rivolgiamo ad uno storicista come Luigi Russo, allora intanto possiamo tener conto del fatto che Luigi Russo faceva, appunto, da buon storicista, un'affermazione straordinaria. L'arte, diceva, è un fiore che nasce su un'ecatombe di storia. E dunque valutava i testi in base alla loro pregnanza rispetto alla storia del tempo in cui quell'opera nacque. Non possiamo capire Dante se non assorbiamo per intero la cultura del Medioevo. E non possiamo capire Verdi se non teniamo conto dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento italiano. E non possiamo capire Ungaretti e le poesie del caso se non teniamo conto che nacquero in quella situazione e nell'ambito di una cultura prevalentemente francese. Mentre Benedetto Croce affermava che la poesia è l'espressione del grado intuitivo dello spirito, e mentre Pascoli diceva che la poesia è l'espressione del fanciullino sognante, irrazionale, nel mondo accadeva ben altro. Accadeva che il Circolo di Mosca elaborasse una critica letteraria tutta fondata su un'idea nuova del testo poetico. Il testo poetico non è l'espressione del fanciullino o del grado intuitivo dello spirito. La poesia è l'espressione di un calcolo matematico. Poe diceva che assomiglia ad una equazione matematica. E i formalisti e gli strutturalisti sottolineavano che la poesia è vera poesia quando è scritta in un linguaggio artificiale, badate, in un linguaggio artificiale in cui tutto significa, non soltanto il significato della parola, ma anche il suono, il colore, il gioco delle allitterazioni, le consonanze tra le parole o le dissonanze tra le parole. Questo è la poesia come concetto d'arte. Questo avveniva a Mosca e a Pietroburgo poco dopo in Francia, agli inizi del secolo, mentre Serra si dedicava ad una critica assolutamente diversa, che poi ne definisce la grandezza. Serra si poneva di fronte al testo in un corpo a corpo, diritto, immediato. Si calava dentro il testo cercando di catturarne per mimesi, per metafore, il significato. Basterebbe leggere, io me lo sono portato dietro e ho proprio voglia di darvene almeno alcuni passaggi, basterebbe leggere il suo saggio sul Pascoli, che è ritenuto il suo capolavoro. Serra ad un certo punto scrive sul bel principio del saggio: ma dove mi volgerò? Qual punto potrà fermare l'analisi inquieta? Quale, fra tante pagine che mi stanno aperte e fredde dinanzi, avrà virtù di svelarmi il segreto del poeta? E vien voglia di uscire da quella selva trita di segni così minuti e così infini, di gettare i libri e aprire la finestra e guardare come beatamente l'occhio si riposa su questa dolce terra di Romagna. Ella è ancora intorno a me tutta bruna e nuda in una chiara aria d'inverno, ma l'orizzonte è spezzato fino agli ultimi confini dal vento aspro di marzo, e nella pianura pulita le case paiono più bianche, gli alberi e le siepi più nere, la striscia del mare turchino ride al sole nuovo. Il colore di queste cose nuove parla al mio cuore. Io ne cerco il senso e vado con l'occhio sul gran ventaglio aperto del piano. Guardo i colli magri,
le punte di San Marino, la sua visione di San Marino, il mare che va fino a Bellaria e alla Pineta di Ravenna, da Rubicone alla Marecchia, in ogni angolo di questa terra e in ogni forma, dove io mi volga e riguardi, io, ivi, vedo presente il poeta. In tutte le cose sento le sue memorie cantare. E comincia l'elenco delle cose che sente, la cadenza di un pennato sulle cortecce, laggiù tra i pioppi che par che fuorino il cielo così brulli e tondi, e il fruscio degli aquiloni che salgono e brandiscono al vento sonoro. Insomma, ci rende pascoli attraverso una cascata di metafore, di imitazioni, descrive pascoli nella descrizione del paesaggio. Ha la possibilità, per la finezza straordinaria del suo spirito, di penetrare dentro il testo di un poeta e di darci nell'essenza, appunto, attraverso una cascata di osservazioni che col testo non hanno direttamente nulla a che fare. Bisogna avere la sua sensibilità per sviluppare una critica di questo genere. Bisogna essere Renato Serra e nessun altro, sicché il metodo di Renato Serra potrà risorgere soltanto se appaia per avventura di nuovo sulla faccia della terra un critico che abbia le sue capacità di penetrare dentro il segreto di un poeta e in qualche modo di comunicarcelo, badate, ma in un modo che a scuola non ci servirebbe, perché a scuola abbiamo bisogno di quadrature, di contenuti. Abbiamo bisogno di dire dei pascoli, della sua poesia cosmica, delle sue parole che appartengono tutte alla semantica del sussurro.